Noi abbiamo un'idea chiara, il governo deve proteggere gli italiani dal punto di vista della sicurezza e della salute, ma anche gli interessi degli italiani. Il caso della gestione delle autostrade è un caso clamoroso, concessioni date in totale opacità, senza nessun tipo di controllo, con criteri quasi di monopolio, senza nessun obbligo di reinvestire una parte di utili consistente in manutenzione, hanno portato direttamente al crollo del Ponte Morandi. Ci sono responsabilità di ogni evidenza. Che prescindono addirittura la conclusione del processo, perché se un ponte cade vuol dire che c'è qualcosa che a prescindere già non va. I morti di quel ponte gridano vendetta non soltanto a livello di legge, ma anche a livello di azione politica nel liberare la gestione delle infrastrutture dalle grandi lobby che l'hanno detenuta fino ad oggi.